È stata un successo la prima edizione del Festival Internazionale del Lavoro organizzata da Università LUMSA e CEIS di Tor Vergata in collaborazione, fra gli altri, con FIBA e FLAI CISL e Centro Studi CISL di Firenze nella splendida cornice della Villa del Cardinale a Rocca di Papa. Che cosa ci si aspetta da questo primo Festival Internazionale del Lavoro nella società globale e soprattutto quale messaggio ha lanciato? Intanto abbiamo messo al centro del dibattito il lavoro e quindi una riflessione culturale, accademica e scientifica e soprattutto sociale sul lavoro, quindi una riflessione dalla quale far ripartire gli attori sociali, lo sviluppo economico e un'occupazione stabile. Questo attraverso la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali delle imprese. Questo festival proprio basato su due pilastri, l'energia e la finanza, che hanno in qualche maniera determinato questi effetti, ripartire da questi due pilastri per rilanciare l'economia e quindi l'occupazione. Ora bisogna tornare alla centralità del lavoro, della sua creatività, della sua stabilità, della sua produttività, della sua creatività. Per farlo bisogna regolare i mercati finanziari internazionali, quindi nuove regole su prodotti, su soggetti, su mercati oggi anarchici, quindi riforma radicale della finanza in prima istanza, che diano stabilità ai mercati, ai flussi e ai cicli economici, conseguentemente imprese che in un ambiente riformato e stabilizzato possano orientare le proprie strategie alla responsabilità sociale e ambientale. 3 giorni di confronto su occupazione, tutela, partecipazione, democrazia economica, a cui hanno partecipato esponenti del mondo accademico ed istituzionale, della politica nazionale ed internazionale, delle imprese, del sindacato. Il messaggio che volevamo lanciare era relativo alla nuova possibilità per gli attori sociali di partecipare ai processi di governance a livello internazionale, avvicinando il mondo del lavoro, il mondo delle imprese, il mondo delle istituzioni, alla questione che collega gli attori sociali allo sviluppo economico e alla democrazia. Oggi la battaglia è globale e solo l'alleanza, diciamo, dei sindacati, dei lavoratori con la società civile, con i consumatori che quando comprano sanno votare per le aziende all'avanguardia nella tutela del lavoro, solo questa alleanza può veramente realizzare dei risultati positivi e creare un'economia al servizio della persona invece che il contrario, la persona al servizio dell'economia. Tutti d'accordo nel sostenere che la crisi economica non è ancora finita. Per ripartire occorrerà coinvolgere nella governance internazionale i nuovi attori sociali. È necessario che sindacati, mondo accademico e società civile diventino i pilastri di una nuova congiuntura che veda nella centralità del lavoro la condizione fondamentale per sviluppo e crescita. Non possiamo dichiarare vittoria prima di avere avviato una diminuzione della disoccupazione, ha sostenuto Dominique Strauss-Kahn, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. La crescita ripartirà dal 1 novembre del 2010 a livello globale grazie agli stimoli e agli incentivi varati dai governi, ma andrà aiutata senza aumentare il deficit e per farlo il coinvolgimento dei sindacati sarà fondamentale in un'ottica di capitalismo partecipativo. Il numero uno della CISL, Raffaele Bonanni, ha considerato positiva l'apertura di Strauss-Kahn ad una nuova governance globale. Spero che uno come Strauss-Kahn, che ne ha visti tutti i colori, voglia per se stesso e gli altri vederne di altri colori. Quindi non è cosa di poco conto se lui dice e parla di governance globale, nuova. Per noi però vuol dire questo. Vuol dire che il Fondo Monetario Internazionale, come la Banca Mondiale, devono dire una sola cosa, chiaramente. Devono dire che quando vanno in soccorso dei paesi sottosviluppati, prima di sostenerli, e bisogna sostenerli perché altrimenti affoghiamo anche noi, certo, se loro non si sviluppano, devono anche stare molto attenti alle condizioni del lavoro, alla democrazia, alla libertà sindacale, cioè a pari opportunità tendenzialmente da ottenere, perché in modo più giusto si realizza in questo modo. Spero di convincere anche la CGIL e la UIL a essere noi gli ospiti insieme a tanti altri soggetti, per esempio gli ospiti di Strauss-Kahn e di qualche altro personaggio importante che governa i fattori mondiali dello sviluppo, dell'economia e così via, in modo tale noi naturalmente con il sindacato europeo, almeno quello europeo, quello mondiale e altri soggetti, anche gli imprenditori, perché anche gli imprenditori
non sottovalutate. Io trovo gli imprenditori italiani, tanto per cominciare, molto cambiati nell'ultimo tempo rispetto all'esperienza fatta di crisi globale dovuta appunto a una finanza lasciata così a briglie sciolte nella cosiddetta autoregolazione, perché loro stessi, noi abbiamo pagato di più, ma anche loro non è che non hanno pagato di meno, perché loro, molti di loro sono stati svuotati completamente. A fargli eco il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, che pur vedendo il peggio alle spalle, ha riconosciuto che la crisi potrebbe riservare aspetti di criticità nel futuro. La ripresa sarà selettiva, ha detto Sacconi, ma dobbiamo accompagnarla sostenendo la qualità delle imprese e l'occupazione delle persone. Il Movimento Internazionale dei Sindacati è d'accordo. La crisi è lontana dalla risoluzione, ha spiegato Guy Ryder, segretario generale della CIS, la Confederazione Internazionale dei Sindacati. I governi devono agire in maniera collettiva, attraverso le organizzazioni internazionali. Non è tardi, ma ci sono altre cose che dovrebbero andare avanti velocemente.